Yuyeo Taek era un edificio in cui normalmente risiedono le famiglie Yuzu. E il re Yungjo sarebbe rimasto con i suoi sudditi quando lasciò cadere HWA Sangang-gung. Yuyeo Taek veniva utilizzato come villa del magistrato locale. Ma quando il re visitò questo palazzo temporaneo, serviva come sala delle udienze reali dove il re incontrava i suoi sudditi. Si trova tra la stanza est di Boknae Deng e Oye Yung Lee So. Il nome Yuyeo Taek viene dal libro delle Odi, che significa un luogo in cui inviare il governatore HWA Sang designato al fianco del re Yungjo. Yuyeo Taek è un edificio costruito nel 14° anno del regno di Re Jeonjo, 1790, durante la dinastia Joseon, l'anno successivo allo spostamento di Suwon-eup. Fu ampliato nell'autunno del 1794 quando iniziò la costruzione della fortezza di HWA Sang. Il primo edificio si chiamava Eun-ya-kan, ma il nome fu cambiato dopo l'espansione. Qui il re Yungjo ha presieduto un esame di stato e ho incontrato di persona i candidati prescelti. Dopo la morte del re Yungjo nel 1800, i suoi ritratti reali furono temporaneamente custoditi qui fino alla costruzione del santuario di HWA Lionjun. La prima stanza a nord di Eun-ya-kan era una Numaru chiamata Gong Sin-ru. Durante l'ampliamento è stato installato all'interno un ondol, sistema di riscaldamento a pavimento. E le finestre sono state installate. Attualmente le finestre non sono state restaurate. Re Yungjo della dinastia Joseon in Corea progettò e costruì il palazzo HWA Sangang-gung a Suwon City per una politica riformatrice. Al palazzo HWA Sangang-gung furono costruiti molti edifici per la preparazione e gli alloggi temporanei sicuri di Re Yungjo e gestire in modo efficiente la fortezza Suwon HWA Sang di recente. Costruzione. Yuyeo Taek era uno di questi edifici. Re Yungjo prevedeva di costruire molti edifici per i funzionari governativi. Si stima che la fortezza di Suwon Woseon fosse progettata per prosperare tanto quanto Anyang, la capitale dell'epoca. Rispetto a Anyang, la capitale della dinastia Joseon in Corea, la città di Suwon a quel tempo rappresentava solo il 7% sotto tutti gli aspetti. Nella città di Suwon, Re Yungjo dovrebbe rimanere per 10 giorni all'anno e deve essere stato molto scomodo per lui. Il Re Yungjo dovrebbe restare per 10 giorni all'anno per andare alla tomba di mio padre, il principe ereditario Sadu. Per la sicurezza e il conforto di Re Yungjo, è stato redatto un nuovo piano urbanistico per farne una città prospera. Re Yungjo richiedevano molti funzionari governativi realizzazione di questi piani e ha incontrato i suoi sudditi in un edificio chiamato Yuyeo Taek.